Beh, credo che come formazione di comunicazione per un capo azienda è molto bravo, hanno fatto buona formazione. Credo che non ha risposto alle tue domande. La questione su perché l'Inghilterra ha la preferenza è evidentemente che a Oxford hanno cominciato lì, hanno dato una preferenza, hanno firmato prima e o gli europei sono stati troppo lenti o c'è stato qualche errore alla Commissione europea che anche probabile, ma io credo che alla fine dobbiamo avere pazienza e ricordare che si chiama AstraZeneca o Pfizer o Johnson, noi accettiamo tutto. Io personalmente sto aspettando di vaccinarmi, da americano vorrei andare in Florida a vaccinarmi adesso, ma non posso viaggiare, quindi è tutto difficile, ma qualunque sia il vaccino, l'importante è che si aumenta la produzione. In America Biden ha detto che entro maggio tutti gli americani avranno i dosi, Ho quindi visto. lui usa il Pentagono anche per spingere la produzione e costringere Merck, un'altra azienda, di produrre per Johnson & Johnson, quindi usa il potere della Casa Bianca per aumentare la produzione. In Italia so che si discuta anche l'idea di produrre qui, non so come andrà. Allora, quello penso che spero si faccia, ma credo che i tempi sono un po' lunghi, ahimè. Quindi comunque è una cosa molto importante per il futuro, ma non di brevissima soluzione. Come vi ho detto